Allora, riprendiamo. Partiamo dall'esercizio che vi ho linkato sia su Telegram che anche sul sito del corso. Allora, diamo un'occhiata a che cos'è che c'è in questo esercizio. Allora, app.py è estremamente minimale. Importiamo Flask e definiamo la pagina index sulla root che visualizza, quindi un decorator per la root che definisce una funzione che si chiama index, che sarà anche il nome della pagina, e chiama un template che si chiama index.html. Il template index.html è tutta la pagina bootstrap di Mangiato con, come vi dicevo, qualche contenuto al suo interno. Quindi primi, secondi, le recensioni che non eravate arrivati ad aggiungere, eccetera. Quindi questo è il punto di partenza. Vediamo se funziona. Flask run. Ok, questo è quello che più o meno avevate fatto diverse settimane fa quando avete realizzato la parte di Mangiato, il sito in Bootstrap. Io ho solo aggiunto questo elenco qui sotto, ho aggiunto il titolo, menu di oggi, perché non c'era, ho scritto del contenuto vero invece dei placeholder che c'erano, e ho aggiunto un paio di primi, un paio di secondi, un paio di contorni. Ho aggiunto le recensioni esattamente come erano nella versione pre-Bootstrap, e poi c'è un footer che dice copyright 2023 Yahoo. E basta. Tutto il resto non funziona esattamente come non funzionava prima. E visto che so che siete fan della pasta col tonno, ho messo la promozione col tonno. Ma al netto di questo, non c'è niente di diverso da questo. Ok? Quindi pagina statica index, e portiamola in Flask con i blocchi, e portiamola in Flask con anche la possibilità di schiacciare su dettagli, che è un link, dettagli per i primi, dettagli per i secondi, dettagli per i contorni, e andare a una pagina diversa. E in realtà sarebbe meglio schiacciare su pasta al tonno e pasta a sugo per andare a una pagina diversa, ma adesso lo sistemiamo, perché queste sono tre pagine statiche, se no. Ok, allora facciamo così, non dettagli. Fatemi togliere quel bottone dettagli. Dovunque fosse, qua. Addio. Addio. E no, manca uno. Eccolo qua. E fatemi trasformare i vari pasta sugo, pasta al tonno come link. Href. Pasta al tonno. Pasta al sugo e la stessa cosa per gli altri secondi. Così possiamo generare delle root dinamiche in base a dove. Vogliamo andare a cliccare. Qui c'è lo sconto e qui ci sono i fagiolini e le patate al forno. Ok,
Ok, quindi questo lo rilanciamo e vediamo cosa è successo. Ok, quindi questi sono tutti i link, poi volendo si possono fare più belli, ma a questo punto sono link che non vanno da nessuna parte, ma idealmente se noi clicchiamo sul primo andiamo, dovremmo andare agli ingredienti, al prezzo, agli allergeni, a qualunque cosa che ci riguardi i vari primi, i vari secondi, i vari contorni. Ok. Allora, abbiamo due modi di fare questo esercizio. Uno è che io vi do mezz'oretta, voi provate a farne un pezzo e poi vediamo com'è andata. Il secondo è che proviamo a farlo insieme. Cosa dice la maggioranza? Quella non è la maggioranza, quelle sono due persone. Chi vuole fare il primo? Col primo modo? È una persona può alzare la mano, siamo ancora in un paese libero, fino a prova contraria. Sì, il primo modo fate voi e così continuate a parlare. Forse dovremmo il primo assieme, il secondo da soli. Cos'è il primo Il assieme? primo assieme, così, e poi il secondo da soli. Non so cos'è il secondo. Cioè, il secondo Ah, no, piatto. non ci arriviamo al secondo piatto, non credo ci arriviamo. Allora, qui in questo esercizio sono due cose da fare. Uno, portare tutto questo a template, quindi avere il template base e index, quindi in maniera simile a quello che avete fatto nel laboratorio, quindi niente di particolarmente nuovo. E passo due, rendere invece i link dentro primi, dentro secondo, eccetera, a root dinamiche, che è quello che abbiamo visto oggi. Ok? Quindi, per il passo 1, che è rendere questo a template, quindi col template base o come volete chiamarlo, e poi l'index, con l'ereditarietà del template, lo vogliamo fare insieme o volete provare a farlo da soli? Chi dice da soli? Perché sennò stiamo mezz'ora qua a decidere. Chi dice da soli alza la mano, a parte loro due. 3, 4. Chi dice insieme? Stavolta non ci sono ignavi. Vabbè, insieme però vuol dire che voi mi dite cosa fare e io non lo faccio se è sbagliato o se non è abbastanza educativo, diciamo così. Allora, benissimo. Portiamo la template. Allora, questo app ha già tutto quello che gli serve per funzionare e abbiamo detto che per portare un qualcosa a template, quindi chiudiamolo. Voi continuate a vedere là in fondo? Sì. Invidio la vostra vista. Cos'è la prima cosa che dobbiamo fare per portarlo a template che si ereditano? Bisogna fare attenzione, non dire come. Qual è la prima cosa che dobbiamo fare per portare questo a template? Quindi per dividerlo in più pezzi. Certo, fare gli altri pezzi, che vuol dire praticamente io devo adesso. Ok, quindi creare un nuovo file, bravi. Io proprio ho bisogno delle istruzioni passo passo. Chiamiamolo base, va bene base? E cosa ci mettiamo dentro base? Cosa tagliamo da qua? Pigliamo tutto. Va bene, è uguale. Incolliamo tutto. Ok, cosa cancelliamo? Che è la domanda opposta a prima. Cosa cancelliamo? Non tutto, perché sennò. Le cose specifiche, ciò che lo caratterizza. Allora, partiamo dall'inizio. Dobbiamo cancellare LED o LED rimane comune a tutti i siti? A tutte le pagine, immaginiamo di avere più pagine. LED resta. LED resta, quindi non lo cancelliamo. Poi vediamo se possiamo. Se dobbiamo aggiungere dei blocchi all'interno, però per ora facciamo cancellare o tenere. Sì, però non è cancellare, è modificare. Primo passo, cancellare. Non vogliamo cancellare il titolo, giusto? Ok. Poi lo modifichiamo, sì. Navbar, la vogliamo cancellare del tutto? No. Ci serve in tutte le pagine? Sì, non c'è da pensarci. È sì la risposta. Ok. Perché sta in alto, no? Il body, il resto del body.
Quindi gli avvisi, questa parte qua, gli avvisi, menu, le recensioni. Questa cosa facciamo? La teniamo o la cancelliamo? La cancelliamo. Quindi cancelliamo dal container o cancelliamo dalla side? Perché anche container? E poi perché anche perché della side? Noi dobbiamo fare un'altra pagina, no? Poi, immaginiamo di fare poi la pagina... Ne facciamo un'altra di container. Immaginiamo di fare la pagina about.html che tanto c'è. Ok, questa pagina è about.html. Erediterà da base e poi se cancelliamo il container vuol dire che dobbiamo fare un div class container, un div class row. Per forza, perché Bootstrap funziona container, row, column, quindi... Quindi cancelliamo il container oppure no? Bravi. In questo caso no, perché comunque ci serve un container. E questo container, ricordate cos'è questo PT3? Padding top 3. Quindi aggiunge un po' di padding, che poteva anche essere margin, e tra il container e la navbar. Quindi un po' di spazio comunque ci servirà in tutte le pagine, se no sono troppo attaccato va a finire sotto. Quindi in ogni caso ci serve. Quindi... non cancelliamo il container, non cancelliamo la row, cancelliamo tutto il resto. Quindi cancelliamo gli avvisi, sì. Cancelliamo il menu. Cancelliamo le recensioni. Cancelliamo il footer. Teniamo il footer. Ok. Quindi cancelliamo tutto il resto. Fino al footer che è qua. Quindi fino qui, teoria. Aspettate, fatemi controllare di non cancellare roba che non bisogna cancellare. Ecco, quindi questo div sì, perché questo div è la classe. Quindi, ok, e poi il footer lo teniamo e lo script di Bootstrap JavaScript pure. Quindi questo è il nostro base. Ok, a posto di questo che abbiamo cancellato, cosa ci mettiamo? Un blocco, che è? Come si scrive un blocco? E poi? Nome? Nome qualsiasi? Che nome mettiamo? Content? Eh sì, sennò... Non voglio dare per scontato che... E come, poi cosa dobbiamo scrivere qui? Che stavo già iniziando a scrivere, tra l'altro. End block. E come dicevo l'altra volta, purtroppo Visual Studio Code non ci dà facilitazioni per i blocchi, perché secondo lui questo è un file HTML, ma graffa per cento non è assolutamente HTML. Quindi non ci autocompleta il testo, dobbiamo stare attenti noi. Scusami. Non si può creare una sorta di file punto .jinja e dirgli quello file jinja? Ah, lui... per Flask? O per Visual Studio Code? Che usa allora, per Flask non si può perché deve essere qua. E bisognerebbe avere qui, tra i tipi di file, qualcosa che dica jinja. Esatto. Che c'è, tra l'altro. Però poi non proviamo. Non so cosa succeda. Mi sembra che stia peggiorando la situazione invece che migliorarla. No, block c'è, però, non c'è più resto. Però poi non c'è più HTML, quindi possiamo scegliere di che morte morire, insomma, se preferiamo quella dell'assenza di Jinja o dell'assenza di HTML. Rimettiamo HTML. Però ecco, magari dopo che l'avete scritto, se volete dargli un controllo con questo, almeno dovrebbe, passando la Jinja, magari vi trova errori. Ok, un blocco, perfetto. Quindi, prima di fare le altre modifiche, a questo punto, in index cosa andiamo a fare? Cancelliamo tutto tranne quello che abbiamo lasciato. Quindi tutto fino a qui. E tutto da questo div, dopo il main, fino alla fine.
Quindi tutta questa roba qua. E magari possiamo anche dargli qualche indentazione in meno perché. Ok. E cosa mettiamo in questo file? Non extend basta, ma graffa per 100 extends con l'S, giusto? Aperte virgolette base.html e poi aperta graffa. Block content perché l'abbiamo chiamato così dall'altra parte e in fondo scriviamo graffa per 100 end block. Allora, se abbiamo fatto tutto giusto, dovremmo vedere lo stesso risultato di prima. Sì, e io direi che apparentemente sì. Quindi abbiamo ricostruito in template, eccetera. Ok. Allora, aggiungiamo la pagina about, ma velocemente. Ci siete fin qui? Chi sta facendo almeno? Sì? Allora, aggiungiamo un'altra route statica, così. La pagina about. Come definiamo la nuova route statica? App.route. E la route, che mettiamo about, per esempio, che è la pagina che siamo. Poi def definiamo la funzione che chiamiamo about con tanta fantasia e a quel punto return render template about.html. Ok, e quindi in about adesso cosa andiamo a scrivere? Quindi extends base.html, che deve essere la prima cosa che si usa, e poi i block content come prima, block content, e poi end block, e questo abbiamo detto che c'è una riga, quindi potremmo mettere un div, abbiamo detto che c'è già un container e una div con classe riga, quindi possiamo partire direttamente con le colonne. Quindi div class col, tanto non ci interessa niente di particolare, e mettere un il titolo è un H3, quindi H3, come si chiama questo? Chi siamo? E poi come paragrafo possiamo scrivere noi, mi sembra un po' eccessivo, un po' troppo sintetico. Sito realizzato, come erano prima, realizzato nel corso di introduzione alle applicazioni web. Anno accademico 2023. 3,24. E boh, giusto per avere un'altra pagina. E a questo punto abbiamo la pagina. Cosa dobbiamo andare a fare per linkarla? Questa pagina è linkata nella navbar. Cosa dobbiamo fare per linkarla dalla navbar in modo che apra la pagina giusta?
aggiungere Wallerford dove? Qui? No. In index? No. Su base, perché la navbar è su base. Quindi su base quando trovo chi sia qua. Invece di questo, invece di A class, navlink, eccetera, dobbiamo scrivere no, non modifichiamo il valore di href perché noi vogliamo usarlo come URL for. Sì, ma come mettiamo URL for? URL for, poi? E poi? Basta? Così. No, dentro la href, ma non l'indirizzo intero dentro la href, così va a mettere dentro la href. Questo. Avevo capito l'indirizzo dentro la href, direttamente slash about. Ok, quindi dentro la href andiamo a mettere questo. E salviamo, e magari questo lo lancio in modalità debug, così si aggiorna da solo. Ok, e vediamo se funziona. URL for about, perché la funzione l'abbiamo chiamata about. Quindi, incredibilmente. E chi siamo? No, non mi sembra molto che funzioni, almeno. Sì, perché manca una... Manca una gra... mi sono dimenticato un percento. Dove è finito? Mi sono dimenticato un percento su end block. E adesso funziona anche. Ok? Però non dovrebbe tornare più home. Cosa vuol dire? No, perché non abbiamo messo il link per home. Pezzo alla volta. E anche non dovrebbe essere... Questo è nelle modifiche fini, no? Non dovrebbe essere evidenziato home. Dovrebbe essere evidenziato chi siamo. Come no? Ah, è sempre la conversazione parallela che succede, ok. Quindi, dovrebbe tornare a home. Quindi andiamo a vedere il link di home, che vediamo che è lo stesso problema, è fatto allo stesso modo di chi siamo, quindi cancelletto. Quindi a questo punto qui cosa dobbiamo andare a scrivere? Index, l'abbiamo chiamato index? Sì, index. Ok. Ora, sistemiamo le altre cose che sappiamo non andare. Quindi torniamo qua. Vediamo che se andiamo su chi siamo ci andiamo e se riclicchiamo su home torniamo su home. Perfetto. Che cos'è altro che non va? Quello che diceva lui, se siamo solo home qui c'è scritto home page, ma se siamo su chi siamo qui c'è scritto home page e non dovrebbe. No? Questo l'abbiamo, c'era anche nell'esempio di prima. Quindi, come lo sistemiamo quello? Facciamo un altro blocco, quindi in base andiamo a eliminare qui dove c'è scritto home page nel LED e mettiamo un altro blocco, quindi graffa per cento, block title e poi end block. E
dobbiamo definirlo sia su index, fatemelo copiare e incollare, che facciamo prima, sia su index, che qua mettiamo home, sia su about, che mettiamo chi siamo. Ho fatto copia e incolla del blocco vuoto e ho scritto dentro il testo che vogliamo. Se salviamo e riaggiorniamo, qui compare home invece di home page, quindi vuol dire che già l'ha preso, e qui compare chi siamo, quindi funziona. Ok? Ci siamo? Questo è quello che avete fatto nel laboratorio di mercoledì, quindi tutto sommato niente di nuovo. Ok, domande? No. Come spostiamo questa evidenziazione? Adesso siamo su home e home è grassetto, giusto? Se noi andiamo su chi siamo, home è grassetto. E invece vorremmo che chi siamo fosse grassetto. Come allora, innanzitutto, chi rende grassetto home? La classe active che c'è dentro base. Quindi, dentro base, nella navbar, c'è una classe active che si associa ad ogni navlink. Quindi, questa dovrebbe spostarsi. No? Come potremmo farlo? Magari tramite un class. Tramite un? Tramite un blocco if. Tramite un blocco if. E cosa ci scriviamo in questo blocco if? Sì, l'idea è quella, no? Qui c'è un if che dice se ci troviamo nella home, scrivi active, se non ci troviamo, non se ci troviamo nella home, se la pagina attuale è home, scrivi active, se la pagina attuale è qualcos'altro, non scrivere active qui, ma scrivilo da un'altra parte. L'idea va bene, il come adesso è la parte... Passiamo un parametro da app.py. Altre idee. Non dico che sia giusto o sbagliata, ma altre idee. Esiste una funzione current page. Esiste in HTML, ma esiste in JavaScript? Non mi ricordo. Current page. Però così andiamo a trovare la soluzione che vogliamo noi, quindi no. Current page. Direi che non c'è un current page. Se cerchiamo URL, perché in realtà potrebbe essere... c'è troppa roba. Cioè, quindi qui mettiamo un blocco che si chiama navbar active, scusami, home active, e andiamo a mettere active quando renderizziamo la home. E poi però qui ci serve un altro blocco che si chiama orari active. E prenotazioni active è un modo anche quello, un po' macchinoso. E lì ci serve la variabile in più in app, o qualcosa del genere, una current page, e qui ci serve... un blocco per ogni voce di menu. Non potremmo dare un id a ogni nav link e poi magari
E questo lo può dare un ID ad ogni tag, poi in base alla pagina darlo, si fa in JavaScript e noi siamo fermi in Python. Accidenti. Mentre pensate a delle alternative, fatemi vedere cosa abbiamo fatto l'anno scorso, perché non mi ricordo neanch'io, però onestamente, però mi sembra che entrambe le alternative possano andare bene, ovviamente con vantaggi e svantaggi. L'anno scorso avevamo fatto, come suggeriva lui, per esempio, un active diverso per ogni link, che ha lo svantaggio che se ne hai 47, bisogna farlo 47 volte e c'è un sacco di duplicazione, perché home active, quando avrò dentro home c'è scritto active. Sì. Faccio in Python un vettore home, prenotazioni e cosa, e poi faccio un'istruzione for e utilizzo dentro il for una if per vedere a seconda di quale devo attivare, aggiungo una classe. Ti serve comunque la variabile che diceva lui dentro app, giusto? Perché per sapere in quale pagina sei. E più questa è base. Quindi come gli passi le cose a base? Poi un intervettore per un solo elemento a uno forse è un po' uno spreco. No, ma ciclare sulla navbar per non scrivere queste stesse cose a mano ci può anche stare, no? Perché adesso qui ce ne sono 3, noi ne abbiamo 5, non ce ne sono mai tantissimi. Però potrebbe anche essere una cosa lecita, no? Invece di scrivere li 5 volte faccio un for. Però questo è comunque base, quindi non abbiamo modo di mandare cosa base, perché non è index. Dobbiamo mandarla a tutte le singole pagine. E quindi qui avere un blocco che prende la navbar tutto uguale e allora in base a chi manda il blocco avrà l'active a posto. Quindi, però mandiamo sempre non una variabile, ma un array di oggetti. Esiste la current page? È una domanda o un'affermazione? Da dove esiste la current page? Con l'URL4. Però l'URL4 ti genera link. Però si specifica un parametro. Sì, però lui ti serve a generare un link. Cioè ritornerebbe l'URL. E tornerebbe l'URL. L'URL4. Però ti torna. Un esempio non ci piace. Dove l'hai trovata, scusami? Current underscore page? No, URL for. Questa? Questo qua? No, questo è un request rule. Sì, però è uguale, non è che... Ecco, questo si può fare, questo mi piace già di più dell'URL for, no? Però... Certo. Se il path che c'è nella richiesta è quello della home, perché URL for current page ci serve per avere la URL della current page, no? Ma noi... Sì, però quello ti genera un URL della current page, la URL intera. Cioè, quello si potrebbe usare qua dentro, in un certo senso, però sarebbe vero ogni volta che, nel caso uno cambiasse, invece di slash home uno la cambiasse, la chiamasse slash e basta, quello ti darebbe il valore corretto lì, tutte le volte, anche se uno cambiasse il routing del sito, che ti darebbe la pagina attuale. No, non è vero, perché in realtà sarebbe sempre guardare request path, quindi no. Niente, come l'ho detto.
è simile a questo request path, solo che quello ti genera un link, questo invece ti prende solo il path relativo, quindi non ti prende localhost bla bla, ma solo slash home. Quindi uno potrebbe fare così, che è un'altra alternativa, no? Come vedete non ci sono o request endpoint, prenderlo da request. Come vedete, tra l'altro questo qua gli dice che c'è un errore, quindi non è detto che funzioni, è un'idea che... Esatto, l'unica differenza è che dopo non va richiamato il blocco nelle varie pagine, quindi in realtà credo che sia quello che dice lui, request. Funziona con path? Perché non c'è la cacchio di documentazione? Scusate, fatemi vedere la differenza tra path e endpoint, però, perché è non così. Allora. È un'istanza di request. Okay. Allora, path, appena ci arriviamo, in realtà endpoint viene prima. Interessante che endpoint non ci, non ci sia. Ok. Sì, dovrebbero essere quasi alternativi in realtà, path ed endpoint. Quindi un modo di farlo, dicevamo, un modo di farlo potrebbe essere usando l'if con questo request.path, con questo request.endpoint, non dovrebbe cambiare tantissimo. L'altro modo è avere questi n tag da riempire. Vantaggi e svantaggi. Vantaggi dell'if? Che si modifica solo il base, non dobbiamo toccare niente, finché non cambiamo le URL del sito. Perché nel momento in cui la home diventa slash, o lo slash come adesso diventa home, bisogna andare nel base a cambiarlo a mano. L'altro un altro svantaggio che può capitare? In parte? Beh, no, non è vero. Capita in tutti e due i casi. Ok. Caso con i blocchi? Devo ricordarmi tutte le volte di, ogni volta che aggiungo un nuovo elemento alla navbar, aggiungere un blocco, e una volta che aggiungo la pagina, aggiungere un blocco. Se cambio se Bootstrap domani decidesse che la classe non si chiama più Active, ma si chiama NavActive, in entrambi i casi dovrei andare comunque a modificare, nel caso del blocco, tutte le pagine, nel caso dell'if, solo nella base, ma comunque sarebbe andare a modificare a mano. Quale dei due facciamo? Sono più o meno equivalenti. Chi preferisce l'if? Chi preferisce i blocchi? Non... Allora, rifacciamo. Chi preferisce i blocchi? Alza la mano di più, così come contare, perché c'è un sacco di nuovi. 5, 6, 7, 8. Chi preferisce l'if? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, vince l'if. Quindi qui, invece di active, cosa andiamo a scrivere? Graffa, graffa. Poi? Sì, non graffa, graffa. Percentuale. If. Request.path uguale uguale, in questo caso questa è la home, quindi slash nel nostro caso. Sì. Sì, sì, sì. E poi? Active fuori dalle graffe e poi endif.
Così? Da questo non importa perché... Facciamolo anche con un blocco per vedere, non con orari però, col chi siamo, per vedere se cambia qualcosa nell'HTML. Non dovrebbe. Ma facciamolo anche col blocco, chiamiamolo nav active. Poi ne cancelliamo uno dei due, ovviamente. Nav active, quindi in about andiamo a definire block nav active and block con la K e manca sempre un percentuale. E in base mi manca tutto, block not active and block in realtà. Ok. Quindi abbiamo entrambi i casi, ovviamente nel nostro caso abbiamo solo due pagine attive, quindi non dovremmo vedere una grande differenza. Allora, torniamo sulla home, e la home continua a essere selezionata, e andiamo su chi siamo, e chi siamo si seleziona, quindi entrambi i modi funzionano. Vediamo l'HTML se cambia, no, non dovrebbe. E funziona. Sì. Sì. Allora, questo adesso lo facciamo. Questo è il caso con l'if che aggiunge active e aggiunge un po' di spazi qua là, che sono gli spazi prima dell'if e dentro l'if, perché io qui l'ho scritto con gli spazi. C'è uno spazio prima dell'if, per forza, perché sennò è attaccata alla classe. E poi c'è anche uno spazio dentro, questi dentro si possono togliere volendo. Però non che gli spazi contino, però se uno vuole toglierli, può toglierli. E invece in chi siamo, se facciamo ispezione... vedi sorgente... active viene messo, in questo caso senza spazi, e in home è rimasto uno spazio perché c'è l'if, ovviamente. Anche qui sarebbe rimasto uno spazio perché c'è il blocco, comunque. Però stavolta è riempito. Quindi vedete differenze praticamente nulle in questo caso. Se adesso torniamo di qua e riguardiamo, vedete che togliendo gli spazi da dentro si sono tolti anche gli spazi aggiuntivi. Da dentro l'if, quindi non c'è problema, e da dentro chi siamo c'è comunque uno spazio perché c'è il blocco separato da uno spazio. Questo non lo evitiamo in molti casi. Ok, quindi sì, possiamo migliorare ulteriormente questo if usando url for index. Sto pensando se con le grafo senza. Senza. Perché siamo già dentro un'istruzione. E funziona? Ho già provato? Ok. Quindi possiamo a questo punto rifare la stessa cosa. E dove c'era questo blocco, solo che invece di url for index e url for about, che in realtà è lo stesso url for che abbiamo sotto. E possiamo andare in about ed eliminare questo. E vediamo che continua a funzionare se anche clicchiamo su
altre cose, se siamo su chi siamo e clicchiamo su orari, rimane comunque selezionato chi siamo. Ma è meno degli altri. Adesso no, solo ogni tanto. Però non gli mette active, quindi non è, è solo un problema di visualizzazione di, del click. Anche perché questi link non funzionano adesso, sono... Però non mette, se facciamo ispezione elemento, se guardiamo la sorgente della pagina, no? Prenotazioni non ha active, quindi funziona come, come deve. Anche perché non abbiamo messo l'if su prenotazioni, quindi... Quindi gli altri link bisogna farli funzionare man mano che i link funzionano, prima non ha tanto senso. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Cosa ci siamo dimenticati in base? L'immagine. L'immagine, invece di scrivere static logo, cosa dobbiamo scrivere? URL for static, virgola, file name uguale, aperte virgolette, logo.png. Ecco, una cosa che qualcuno ha chiesto nel laboratorio, non mi ricordo se l'ho risposto nel gruppo Telegram o solo a qualcuno privatamente, se questa è una variabile, se logo.png è dentro una variabile che arriva da app.py, gli davamo fastidio. Se è una variabile che arriva da app.py, semplicemente si scrive nome variabile senza virgolette, perché dentro la variabile ci sarà una stringa e quindi verrà restituita come aperte virgolette nome del file. Nel nostro caso non abbiamo una variabile, quindi scriviamo logo.png. Ok? Abbiamo qualcos'altro da sistemare? Mi sembra di no. Ok. Così l'immagine c'è ancora e tutto funziona. Perfetto. E questo è il primo passo, renderlo a template. Abbiamo addirittura aggiunto una pagina. Ora, route dinamica, per cui dovremo aggiungere un'altra pagina, ma base in teoria non ci serve, about non ci serve, eccetera. E creiamo un'altra pagina per contenere, facciamo solo i primi, tanto è uguale, per contenere, in realtà è uguale, primi secondi oppure no, ma immaginiamo di avere una URL diversa per i primi, diversa da secondi. Quindi qui aggiungiamo una pagina che possiamo chiamare, in realtà possiamo chiamarla, chiamiamola single, visto che stiamo rimanendo sull'inglese, perché in realtà che sia una pagina che descriva i primi o i secondi o i contorni, non c'è tanta differenza, perché tutte avranno un nome, degli ingredienti o delle informazioni, eccetera. Quindi possiamo riusare lo stesso template per fare tutto. Allora, questo template farà come prima extend base, sistemerà il titolo, block title end block, e il titolo sarà qualcosa che dobbiamo andare a mettere, sarà diverso ogni volta, e poi avrà questo block content, che avrà qualcosa al suo interno, e poi end block. E nient'altro. Poi non c'è nella menu in alto, quindi
Il fatto che non ci sia il menu in alto vuol dire che nessuna voce sarà selezionata, a meno che non andiamo a fare qualcosa di diverso in quel if. Avessimo avuto il blocco attivo, il blocco qualcosa active, potremmo dire ok, quando sei in questa pagina metti active menu, per esempio. Avevamo più flessibilità perché è meno automatizzato. Ok, allora, definiamo questa pagina, quindi una pagina per ogni primo. E abbiamo una route che possiamo mettere. Slash, però primi, quindi slash first, slash parametro, che chiamiamo name, il nome sarà, no? Quindi sarà una stringa. Sarà una stringa, va bene una stringa qui? Sì? Def first name, perché a questo punto la funzione avrà un argomento che è lo stesso che abbiamo definito qui come parametro, e qui ci sarà un return render template single.html e poi gli dovremo passare qualcosa che ha a che fare con name. Fatemi stoppare Flask perché adesso facciamo un po' di modifiche. Allora, dove abbiamo i piatti? Eh? Ma non l'abbiamo qui, giusto? Allora, dove mettiamo i piatti? In index non li abbiamo tutti, no? Quindi in realtà quello che dovremmo fare qui è un plates uguale plates, o meno, facciamo meno uguale meno. E dove andiamo a definire il menu? Qui. Il menu sarà un array di oggetti, di nuovo, come prima, come nel caso dell'esempio. Allora, cosa c'è nel menu? E poi lo facciamo funzionare per index. Nel menu abbiamo solo dei titoli, in questo caso, e una categoria. Quindi se vogliamo fare allo stesso modo, in un unico dizionario potremmo avere un qualcosa che ha nome e tipo. E poi per ogni tipo cerchiamo di metterli nella card giusta. Ok? Quindi facciamo tre vettori. Cosa volete fare? Volete fare tre vettori con dentro degli oggetti che poi sono dentro tutto un mega oggetto? Perché qua dobbiamo passarli, o li passiamo tre separatamente, oppure un unico oggetto con tutto dentro? Sì. Quindi. Quindi dobbiamo fare un dizionario, quindi voi state dicendo una cosa del genere. Type. Nella pagina del piatto cosa c'è? Sì, infatti quello è un altro tipo di problema. Type first. Voi state dicendo così, giusto? E poi plates, sì, aspetta, con le virgolette. E qui dentro una lista. Sì, noi in JSON non ci abbiamo qua, però. E qui dentro mettiamo pasta al tonno. Ci serve una chiave. Name
pasta al tonno e un altro oggetto, e sto facendo gli oggetti perché abbiamo altre informazioni ovviamente da aggiungerci. Name, cos'è che c'era? Pasta al sugo. E poi ci serve una cosa simile per i secondi. Per ora mettiamo le informazioni che ci sono nel sito. E quindi cotoletta tonno. Vabbè, lasciamo tonno qui. Cotoletta. E qui c'era fagiolini. E patate al forno, una roba del genere. Ok, a questo punto passiamo questo menu alla index, giusto? Quindi abbiamo un array di oggetti all'interno dei quali ogni oggetto ha un tipo e un dei piatti, e i piatti sono a loro volta un array di oggetti. Con all'interno una sola coppia che ha valore, che è nome e name e il nome del piatto. Ok? Tecnicamente? Sì, tutte le informazioni visibili devono metterle qui, quindi se è scontato oppure no. Mannaggia me quando ho inventato lo scontato. E come lo chiamiamo? Sale true. Sì, infatti. Quindi la pasta al tonno, sì. La pasta al tonno ce l'ha e il tonno pure. Ok. Sale che non è sale, ma è sale. Promotion. Ok, così abbiamo tutte le informazioni della index. E poi ce ne servono altre. Ok, quindi questo lo passiamo alla index come menu. Giusto? Ci siete fin qui? Perché adesso abbiamo index, quindi... Quindi index adesso riceve menu. Quindi qui, cosa dobbiamo fare adesso? Un for lo facciamo prima di primi o lo facciamo dentro primi? Quindi facciamo anche cambiare il titolo a questo, dinamicamente. Però devo modificare così, perché sennò non è in italiano. Secondi contorni. Ok. Allora, qui... No. Non qui. Allora, dove finisce una card? Una card è un call 4. Ogni card parte con un div call 4 e arriva fino alla list. Quindi se noi vogliamo replicare tutto, dobbiamo replicare da call 4 in poi. Quindi prima del call 4 dei primi, dobbiamo fare un for. Quindi, graffa per cento, for. Cosa scriviamo? For, questo è menu grosso. Tanto è una variabile quella, for, portata, for course, in menu, poi? Land for, bisogna farlo però qua. Poi, e qui stiamo iterando su menu, quindi l'array di oggetti che al suo interno contengono degli array. Quindi qui abbiamo
Una volta avremo type primi e con tutto il loro contenuto, una volta avremo type secondi e la terza volta avremo type contorni. Quindi, cosa dobbiamo fare qui? Quindi qui nell'H5 dobbiamo scrivere menu.type. Sì. Course.type. Poi. Un for sugli LI. E poi vi anticipo che avremo dei problemi. In realtà no, perché ci va bene. Ok, niente. Oh, niente, rimane vuoto. Perché c'è UL. Sì, rimane un UL vuoto senza... Perché se, però se mettiamo il for prima dell'UR mi crea anche NUL, quindi non va bene, no? For plates in course punto, come l'abbiamo chiamato? Plates. Ci serve solo un LI. E qui invece di pasta al tonno scriviamo graffa graffa plate punto name, giusto? E poi ci serve un end for, però prima che me lo dimentico. E poi sconto. Sconto ha lo stesso problema di prima, quindi possiamo usare un if. Se promotion è true, allora. Quindi graffa %%, if plate.promotion, promotion abbiamo chiamato, è uguale, perché sale sembrava sale in italiano, quindi, è uguale a true, allora visualizzo sconto, e basta, end if. Se non c'è niente, non visualizzo niente. And if. Ok? Quindi tutto questo, tutto il resto si può cancellare in teoria. Fino a qua. E vediamo se funziona. Sì. Poi ovviamente le minuscole sono andate, bisognerebbe mettere la maiuscola alla prima lettera, ma è un dettaglio. Ok? Ovviamente noi qui stiamo facendo un'assunzione che è un'assunzione forte, e che questo type non si ripeterà mai in questo array, che è un'assunzione nostra. Perché cosa succede nel momento in cui abbiamo due oggetti che hanno type primi? Cosa succede se qui abbiamo un altro... type primi? Eccetera. Cosa succederebbe in questo caso? Cosa succederebbe? Niente? Darebbe errore? Qualcosa? Comparirebbe un'altra card. Quindi avremo una card primi, una card secondi, una card contorni e una card primi. Quindi questa è un'assunzione che abbiamo fatto noi immaginando che questo ce ne sia uno, ma ragionevolmente, perché dentro plates c'è un elenco di piatti, quindi però è un qualcosa da tenere presente per noi come sviluppatori, che se per caso ci dimenticassimo che c'è già un type uguale, lui creerebbe un'altra card con lo stesso type, perché
nell'index non facciamo nessun tipo di controllo sul fatto che non stiamo riutilizzando un type. E neanche nel codice qui non facciamo nessun tipo di controllo. Ok. A questo punto andiamo nella pagina del singolo piatto. Qui avremo una variabile che si chiama plate e qui possiamo scrivere menu e poi, perché non ha senso passare tutto il menu alla pagina del singolo piatto. Cosa dobbiamo passare? Bisogna trovare innanzitutto i primi, perché questa è la pagina dei primi, no? Quindi in realtà cosa possiamo scrivere qui? Aperta quadra primi. No, perché questo è un array, quindi aperta quadra sarebbe... Assumendo che i primi siano sempre i primi, possiamo mettere 0, ma non è la versione migliore. E poi, dopo aver trovato i primi, cosa dobbiamo fare? Passare plates, no? Quindi? Come prendiamo plates da dentro l'oggetto? Così? Proviamo se funziona intanto. Poi sistemiamo lo 0 come indice che è brutto. Quindi vuol dire che in single abbiamo plate, quindi il titolo sarebbe plate.name. Non c'è ancora da trovare un indice nell'elenco di piatti dei primi. Sì, fatemi passare il primo di nuovo, poi lo sistemiamo per avere la pagina che funziona. Quindi plate.name e qui scriviamo ci serve una call di nuovo, class call, e qui scriviamo di nuovo plate.name. Questa è la pagina dedicata al aperte virgolette plate.name. Giusto per avere qualcosa al suo interno. Ok. Cosa ci siamo dimenticati per far funzionare questa pagina? Un link, no? Perché questo in questo momento è un link a niente. Quindi dentro index, questo link come diventerà? Questo è il link del singolo piatto. Quindi diventerà URL for l'abbiamo visto first, perché è il nome della first plate, l'abbiamo chiamata la funzione. E poi il name, che è plate.name. Giusto? Un qualcosa del genere vorremmo. Dove vi ho perso? Slash primi, slash plate. No, perché questo first plate... scusami. E questo va scritto come username uguale come nelle slide, no? Così. Va scritto così. First plate name uguale non la stringa, ma la variabile che in questo momento abbiamo. Ok? E dentro URL for? No, dentro
Sì, è un argomento di URL for. Poi in questo momento abbiamo preso come primo elemento del primo array e boh, quindi qualunque link abbiamo ci porterà un single che avrà la pasta col tonno, sempre. Vediamo se funziona e come funziona. Allora facciamo refresh e tutto funziona. Allora, innanzitutto vedete, non so quanto vedete, ma vedete come sono composti i link. 127.001.5000/first/pasta/al/sugo. Pessimo URL, una URL con gli spazi. Quindi ci serve un nome, un qualcosa da usare che è diverso dal nome del piatto. Perché il nome del piatto può essere anche può avere anche degli accenti, se uno chiamasse crème brûlée. No? Come... Quindi, quello è un qualcosa da pensare, da cambiare. Se noi poi clicchiamo, ci dice che l'oggetto non ha attributi plates. Certo, un dizionario non ha attributi plates. Qui non possiamo scriverlo così. Ok. Decidiamo come scriverlo giusto. Allora, dobbiamo prendere... Innanzitutto decidiamo che cosa mettiamo qua come nome, a questo punto. Perché il nome del piatto non funziona tanto. Pasta al tonno, con gli spazi. Cosa potremmo mettere? Un ID. Potremmo mettere un ID... intero e qui usare id. Che poi questo id andiamo a definirlo qui. Oppure usarlo come indice di questo array interno. Possiamo scegliere vantaggi e svantaggi. Però noi gli passiamo l'indice. Poi abbiamo l'indice del piatto. Immaginiamo cosa sia l'indice. Quindi questo è indice del piatto nell'array plates, così ci ricordiamo. Come arriviamo a quel piatto? Da menu. Perché menu abbiamo, il menu è un array di oggetti all'interno del quale c'è un oggetto che si chiama type, che è un oggetto che si chiama first, primi, all'interno del quale, che ha tipo primi, e all'interno del quale c'è l'array che ci serve. Quindi, il piatto che ci serve cos'è? Menu di 0, che però va bene, però no, però va bene, facciamolo funzionare. Di plates. Come scrivo di plates? Perché prima abbiamo provato a scriverlo ma non ha funzionato. Quindi come si scrive? Dentro, non con gli, sì, con gli apici e poi dentro? Dentro presenti quadre. Quindi di plates. A questo punto di id. Giusto? A questo punto però... questo non è più plate.name, ma dobbiamo passargli gli id. Che id gli passiamo al link? Per questo dovrebbe essere 0 per la pasta col tonno, 1 per la pasta a sugo. L'indice del form. Del for. Quindi? Vi ricordate come si prende l'indice dal for? Quindi for enumerate, giusto? No, for key value e enumerate. Sì, key value però, chiamiamoli id e plate, così non dobbiamo cambiare, in enumerate
di course plates. E a questo punto qui abbiamo già plate, così non dobbiamo cambiare niente, e qui diventa id uguale, chiamiamolo non id, ma id x, indice, uguale di x. No, non è enumerate. No. È enum. Abbiamo tutti un vuoto a 10 minuti alle 7. Non è neanche... E enumerate. Non gli piace? Se senza parentesi sicuramente perché è Python, ma comunque non funziona lo stesso perché è enumerate che non trova. Perché non gli piace? Devo provare con print lines. In course.plates.items. È un attributo o è una funzione? Perché una lista non ha items. Ah, è un dizionario con gli items. Questa è una lista, quindi l'enumerate è il modo giusto di farlo, perché sì, con un dizionario usi items, usi values, usi keys, puoi prendere vari pezzi. E secondo me è che Jinja non supporta l'enumerate. Quindi dice che c'è una variabile del loop built-in, diciamo loop.index. Come si chiama? Loop.index. Loop.counter, in questo caso dice, loop.index, in Jinja 2. Ok, quindi praticamente il for dobbiamo lasciarlo come era, e qui diventa loop.index. Index, diceva? Sì. Ok. E questo è 1, più o meno indice, perché parte da 1 a contare, ma... No, va bene 1 lì. E meno 1 dobbiamo farlo qua. Perché è brutto una URL che abbia slash 0, è meglio che parta da 1 una URL. Però poi questo conta da 0 e quindi se no ce ne perdiamo 1, quindi dobbiamo fare meno 1. Quindi se noi schiacciamo su pasta al tonno, questa è la pagina dedicata a pasta al tonno. Se noi schiacciamo pasta a sugo, questa è la pagina dedicata a pasta a sugo. E se noi schiacciamo su tonno, in questo caso stiamo generando sempre con first. E non con second, perché nel for che abbiamo fatto di index, questo qui è solo per i primi piatti, quindi dovremmo controllare se un primo piatto mette quello dei primi piatti, se un secondo mette i secondi, eccetera. O altrimenti cambiare la funzione, questa qui, e non averne una per i primi, una per i secondi, una per i contorni, ma averne una per il menu. Cosa preferite fare? Averne una per i menu oppure una separata per primi, secondi e contorni? No. Una sola, quindi chiamiamo menu e questa la chiamiamo
single plate, e questo non cambia niente, ma nella index andiamo a mettere single plate. E poi avremo tutta un'altra serie di problemi adesso, ne siamo consapevoli, sì? Perché questo è menu 1, pasta sugo è menu 2, e questo è menu 1, e cotolette menu 2, e fagiolini menu 1, perché quello è un loop interno, quindi... Quindi rimettiamo così. E poi in non adesso. E poi diciamo che la cosa da fare è se questi piatti sono i primi, avremo un URL che riguarda i primi. Se sono secondi, avremo i secondi, altrimenti sarà un if. Perché dobbiamo distinguere i tre casi specifici, abbiamo tre URL diverse. Se no, bisogna cambiare la struttura dati. Dei cambiamenti bisogna farli, quindi o cambiare la struttura dati in modo da avere tutto insieme, però poi abbiamo i tipi che devono essere, di nuovo, bisogna associare a ogni piatto il tipo e rimettere insieme le cose nella stessa card, quindi in ogni caso non è banale, quindi i tre if forse sono la versione più veloce per il momento. Però per il momento, dato che sono 5 minuti alle 7, possiamo essere contenti di questa versione, che comunque funziona e anche se i secondi e i contorni portano alla stessa pagina, che comunque dice la pasta al tonno, perché ovviamente per lui l'indice 1 è relativo ai primi, non ai secondi. Quindi questo è da sistemare, i secondi e i contorni, ma i primi funzionano. Il laboratorio di giovedì vi chiederà di fare una cosa molto molto simile, col vantaggio che nel vostro caso voi non avrete primi, secondi e contorni, ma avrete solo dei post. Tutti i post sono post, e quindi non importa la categoria, perché è sempre 1, 2, 3, 4, 5, e quindi una versione del genere con l'indice funziona senza problemi e senza mal di pancia. E questa ovviamente sarebbe da sistemare, perché i secondi e i contorni non funzionano in questo momento, ok? Basta. Ci vediamo giovedì in laboratorio per chi verrà. Tutti gli altri, buona settimana e buona serata in ogni caso.